Ragazzi e ragazze, benvenuti in The Operator. Oggi vi lascio entrare in un'altra parte delle mie passioni, potremmo definire dei miei gusti, sia letterari che non, riguardo a un genere del giallo, dell'investigativo, no? Io da ragazzino ho sempre seguito questa influenza dei miei genitori, chiaramente, sia serie TV che film, che anche della letteratura, non tantissimo letto, il genere del giallo, no? Quindi dell'investigativo, in tutte le sue sfaccettature, dal più basico Law and Order ai vari CSI, ad arrivare alle tante altre serie che hanno nel tempo messo dentro cose diverse. Me ne vengono in mente un paio: The Mentalist e Lie to Me, per esempio. Ce ne sono veramente tante, però mi piace tanto anche il genere sia investigativo che letteralmente giudiziario, quindi tutto il procedimento del processo, diciamo così. E beh, Law and Order direi che è la serie che racchiude perfettamente questa cosa qui. E qua entriamo in The Operator. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché questo è un gioco di circa 3 ore e mezza / 4, quindi abbastanza veloce, lo vedremo tutto. E tratta, diciamo, noi siamo per questo caso personaggio che andiamo ad impersonificare, scusate la ripetizione, è un operatore dell'FBI, in questo caso è l'FDI, con la D a posto di Department, a posto di Bureau, va bene, comunque siamo dell'FBI, giusto per capirci, e andremo a dare una mano a risolvere dei casi. Ci sarà poi, chiaramente, io qualcosina, una mezz'oretta l'ho già visto, quindi mi sono dovuto fermare, perché quando ho visto che durava 3 ore e mezza, tu mi fermo, perché sennò mi sono già spoilerato tutto. C'è, diciamo, una trama di sottofondo che lega tutti i casi. Mi piace perché, altro piccolo punto che può essere di interesse e che vi fa capire perché mi sono avvicinato abbastanza velocemente a The Operator, c'è dentro un po' di paper please, quindi c'è dentro un po' di controlla i documenti, controlla le coincidenze, ciò che non coincide, ciò che è, diciamo, un'anomalia, nota piccoli dettagli. Ecco, questa cosa qui è una cosa che amo fare nella mia vita normalmente, e anche da lì arrivano, diciamo, altre passioni che sono, diciamo, risolvere puzzle non troppo complessi, perché poi non ho più l'elasticità di un tempo, purtroppo, o la pazienza, vorrei dire la pazienza più correttamente. Però tutto ciò unito, ci troviamo di fronte a The Operator. E nel momento in cui ho messo le cuffie, perché il gioco predilige l'uso delle cuffie, perché è un gioco immersivo, accendo il condizionatore, se no colo letteralmente sulla sedia e non mi troverete più. Non perdiamo altro tempo. È in italiano, le voci sono tutte chiaramente in inglese, ma è in italiano, costa 12 euro in sconto su Steam, è breve, però questi giochi qui, ecco, un'altra cosa che vorrei veramente provare a portarvi un giorno prima di lasciare questa umile terra, sono i punte clicca, che sono, diciamo, uno dei semi o uno dei fertilizzanti che hanno fatto esplodere l'amore per questo medium, per i videogiochi in generale, e anche per un certo tipo di narrazione, chiaramente, che poi ho coltivato tramite serie TV, film e letteratura. Quindi, nuova partita, andiamo. Spero che l'audio sia ok. Lo alzo un po'. Istituto BOM, da qualche parte negli Stati Uniti. 1992. Ok. È tutto chiaro. Okay. Domanda complessa, ma direi di sì. Lui dice di no. Siamo immobilizzati? Sì. Un no molto lento.
Lavori per le forze dell'ordine? No, l'ha risposto subito. Non sa chi sono. Non siamo chi è la voce. Non sappiamo chi è la voce, ma sappiamo chi siamo noi. Oh. Giù. È pronto. Per che cosa? Ok. 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 Siamo pronti. Bello il title drop. Mi piace. Anni 90, quindi. Avevo 3 anni nel 92, Un po' piccolino, però di lì a poco avrei visto i primi telefilm del genere. Uffici dell'FBI, Washington DC, 7:30. Ah. Desktop Simulator, Moon Macro System. Ragazzi, per i più giovani di voi queste cose qua, questo non significa niente per i più giovani di voi. Per i più giovani di voi. Allora, vi devo dire una cosa, che sto notando guardando, chiaramente la mia webcam qui non c'è perché la mia faccia sarebbe di intralcio. Voi vedete che è curvato verso, cioè è bombato lo schermo come lo erano effettivamente gli schermi di quell'epoca, erano col tubo catodico quelli lunghi e avevano diciamo una curvatura verso di te, ok? Quindi erano bombati. Io sto giocando in questo momento su uno schermo curvo al contrario, perché è curvo come noi conosciamo adesso gli schermi curvi, quindi sono con la curvatura verso, non verso di te, ma verso l'esterno, verso il muro in questo caso. E io leggo la scritta dritta, perché la curvatura è esattamente identica, quasi fosse un grado e mezzo di differenza, mi appiattisce tutto. Peccato mi toglie un po' il feeling dello schermo anni 90, ma a voi lo restituisce perfettamente. Utente password, ora qui non c'è stato detto nulla, quindi come degli incredibili hacker. Scriveremo. Ivan Tanner, poi io mi sposto col tab ed effettivamente funziona. Password incredibile. Poteva scriverlo da solo, però ci sta. Capisco il perché l'avevano voluto fare. Ok. Bello. Ivan Tanner, introduzione all'FDI. Abbiamo assegnato al programma operatori. La prego di consultare il seguente documento e quindi continuare. Il suo lavoro accadrà più presto. Introduzione. Questo è un terminale sicuro. È monitorato appartenente al governo. Accedere senza previa autorizzazione. Avete proibito. Condividere le informazioni di contenuto di confessione internet è vietato. Cos'è il programma operatori? Cos'è? Il programma operatori ha la finalità di fornire assistenza tecnica agli agenti operativi. D'ora in avanti chiamati come agenti. Mantenendo la massima segretezza. Facciamo da supposto, siamo customer service, che è quello che faccio io, sarà strano perché è quello che faccio nella mia vita, non a livello, non intendo dire che lavoro all'interno di una struttura federale o governativa, ma è più o meno alla grandiline quello che faccio in altri ambiti ovviamente. Gli agenti chiamano la linea telefonica diretta. La chiamata è assegnata a un segretario che verifica l'identità, il livello di abilitazione e la richiesta dell'agente. Quindi c'è un primo filtro. Perfetto. Che questo è il numero diretto, che probabilmente non è il nostro. Un secondo soltanto. Subito che cagano la mia... la richiesta è inoltrata al supervisore. Quindi c'è un altro filtro. Il supervisore assegna la chiamata a un operatore disponibile, che siamo noi. Viene assegnata una linea diretta tra agente e operatore. Quando la richiesta dell'agente viene soddisfatta, la linea viene interrotta. Per ottenere informazioni, contatta proprio il supervisore. Ok. Oh. Understand. Ciao, Mike. Hey, pal. How you holding up? Get all that booze out of you? La sbornia? Come, scusa? What? You seriously don't remember? You wanted to celebrate your new job, and I quote, properly. Well, okay. I'm happy you're here. You and me at the FDI together. It's really great. But okay. I gotta tell you something. When I'm on the job, I can't treat you differently than anybody else. Giusto. You understand? Sì, right? Sì.
Giusto, Mike. Anzi, direttore. D'accordo. A proposito, com'è la paga? More than your last job, I can tell you that. Well, okay. I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. Grazie. Non ha nulla da temere, direttore Trench. Ok. Cercherò di aggiustarmi con i livelli dell'audio più avanti, cioè durante questo primo video che spero risolva il problema. Xavier Skinner. Good morning, Mr. Tanner. Buongiorno, supervisore. Lui è supervisore. I assume you're up to speed on your mission here at the operator program? Sì, ho letto tutto, assolutamente. You know the basics. Good. Sì. So, just to recap, your sì. job is to support our agents by providing them with all the help they need in the field to certo. solve a case. Siamo qua that per questo. Help can come in the form of fact checking, video sì. and audio analysis, perfetto. Even lab work. My job as a supervisor is to link CSI. The agents with an appropriately matched operator. Any questions? Ok. Quindi lui dovrà scegliere chi è il miglior operatore a seconda dell'agente del caso, suppongo. Però letteralmente, per tornare al discorso di prima, è il tizio di CSI che stava sempre in laboratorio, che stava sempre nella sede della, diciamo, nel dipartimento di polizia, che non usciva mai, che semplicemente riceveva le chiamate, ah, controllami questo numero, controllami questa targa, guarda questo video, no? È la stessa cosa, è esattamente quello. No, cominciamo. Fine, but first you need to learn how to respond to an agent's request. Okay. Let's do a dry run, shall we? Sì. I want you to find my age. This okay. objective just popped up at the top left of your qua screen, in alto. Okay. The applications menu. See it? Sì. Whenever you're stuck or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Okay. Go on and click on the question mark, Tanner. Clicchiamo. Yes. Just like that. Okay. You can always click on the question mark if you get stuck, though I'm hoping this won't happen okay. often. Ci dà una mano. Access to the human database. The human DB, as we call it here. Okay. You can find this and other tools to help you solve agent requests in the applications menu. Now okay. go ahead, Operator Tanner. Solve my request. Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer on the screen. Ok, perfetto. Quindi questo è il modo per selezionare, diciamo, le informazioni. Volevo dirvi che... Ah, sì, un'altra piccola cosa. Ho giocato, penso almeno 15 anni fa ormai, se non un po' pochino meno, ma no, secondo me 15 tutti, un gioco, un titolo, diciamo, tratto da CSI, no? Dove dovevi impersonificare uno dei personaggi e risolvere un caso, uno o due casi, non mi ricordo, c'era, diciamo, classico, dovrebbe essere uguale questo gioco qui, hai un caso trama che inizia e finisce, che inizia con l'inizio del gioco e finisce con la fine del gioco, e vari piccoli casi puntellati uno dietro l'altro. Non mi dispiacerebbe, e se lo conoscete vi chiedo, faccio la cortesia di scrivermelo qua sotto nei commenti, se conoscete un gioco simile, che non sia LA Noir, quello lo conosco anch'io, però non l'ho mai giocato, quindi potrebbe essere interessante giocarlo insieme, e ho un gioco del genere con casi da risolvere, ok? So che esistono giochi sulla carta, quindi proprio fisici, che ti arrivano dei dossier con delle cose inventate. A me questa roba qui piace un sacco. Non l'ho mai provata, ma piace un sacco. Comunque, applicazioni, HumanDB, nome e cognome, Xavier Skinner. Quindi, Xavier Skinner. Giustamente ho creato l'invio del tesserino numerico, che all'epoca non c'era. Okay. Eccolo qui, quindi l'età è questa qui. Quindi io suppongo che clicco qua, esattamente come Paper Please. Ok. Like that, Tanner. I'll let you get settled in. And I'll contact you later with your first real request. Ok. È del 43. D'accordo. Ciao. Ok, erano le 7:30. Molto Law and Order questa cosa. 9:18, quindi un paio d'ore dopo. Ne abbiamo fatto niente nelle prime 2 ore, interessante. Eccomi. Pronto? Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide.
It's her first case, too. Not ideal, but consider this a learning experience. I'll be monitoring you in the background. Sono ansioso di iniziare. I'm patching the agent through now. Grazie. Eccola, Alexandra Pendel. It's operator Tanner, right? Sì, esatto, agente Pendel. I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? Anyway, non credo. I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ok, un omicidio. Ironic, no? My Vic, dead on arrival. Is male, Caucasian, early 60s. He was uomo bianco, 60 anni. Range around 2 a.m. Ok. Just before closing time. Ok, comportiamo la foga alla testa, a due. Ho il video. Ma sicuramente farò del mio meglio, gente. Grazie. E che qua ci inviano i file in un classico... tac. Io qui ho i casi, ok, perfetto, questa è una gestione dei file, ok. Par. Abbiamo Cam, lista di nomi. That's the list I found on the victim. Ok. It's pretty long. And to be honest, I got no idea who any of those people are. The bizarre thing is, that name at the bottom, it wasn't redacted when I bagged it. But I think it's irrelevant to our shooting here. Quel nome in fondo non era censurato quando ho messo via la lista. In che senso? L'hanno censurato dopo? Chi ha gestito questo invio di file? Coyhill. Un sacco di nomi, effettivamente. Ok, per ora senza significato, apparentemente. Questo è il video. Il nostro vittima è lì. Ok, perfetto, proprio un'esecuzione in piena regola. This is our cutting edge video analysis system, Tanner. Sì, stiamo parlando dell'inizio anni 90, quindi per carità. Allora, da quello che so, dovremmo poter cliccare sul, esatto, su uno dei, diciamo, oggetti chiave del video, in questo caso... Perfetto, abbiamo estrapolato l'immagine più nitida del volto, ora cliccando sul volto, facendo una roba molto CSI-osa. Looks like our victim is Henry Jenkins. For some reason we can't access his full profile. Unfortunately, for the moment anyway, there's not much else we can learn about him. Ok, però è molto molto strano. Tipo carnagione tipo 2, lui è tipo 1, effettivamente è un po' più scuro. 88 kg, Harry Jenkins. Accesso vietato, livello di abilitazione insufficiente. Però abbiamo una lista di nomi noi, no? Giusto? Henry, cerchiamolo. Jenkins. Ma magari Henry con la Y, Fabio? Operatore un po'. Zero. Quindi Henry Jenkins non c'è. Per esempio se trovo Toby Hood. Ah ok. Ti metto l'H, mi fa vedere tutti quelli che hanno. Quindi vedete, metto già J e E. O sia lui, o è lui il nome che qua non c'è. Ok. Beh, a questo punto potremmo riuscire a inquadrare l'assassino. Dovrebbe essersi visto abbastanza bene. Qualità scarsa. Ok. You'll need to find another way to ID the killer. C'è una macchina. Quindi direi che potremmo partire da qui. Eh sì, è piazzata proprio bene bene bene, dovrebbe leggersi la targa, infatti. CPL 481. Una Toyota Corolla, prodotta nel 90, quindi di 2 anni. Ray Wells, eccolo qui. Quindi in teoria dovrei andare su il HumanDB e mettere Ray.
Wells. Vediamo. Quindi in teoria il nome dell'assassino potrebbe essere il proprietario della macchina, perché sale in macchina e va via. Però attenzione, è stato finita penale e sporca. Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Ok, ha fatto un anno di carcere. Furto di veicolo, senza sanzione, furto di veicolo, mi sembra un po' strano. Abbiamo eventualmente le impronte digitali, celibe, celibe immobile, porto d'armi no. Ok, Ray Ditini. Cosa vuol dire Wells? Ok, beh, eccolo qua. Del presunto assassino. L'auto appartiene a un certo Ray Wells. Nice. Now we know the perp's name. You got something for Wells' address? Because I'll take it if you do. Sì, certo. Eccolo qua. L'ultima residenza conosciuta. 55 kg, 1,60 m, 30 anni. Yeah, that'll do. Nice work. Grazie. Magari fargli qualche domanda prima di arrestare una persona random che non sappiamo se è la stessa solo perché è proprietaria del mezzo. Però chi sono io? Si figuri, agente, si figuri. Chi sono io per giudicare, no? Che cazzo. Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later. Ma in che senso not great? Come sarebbe a dire non male? No need to worry, operator. You'll improve with time. Ho trovato quello che era trovabile. Ma ho controllato anche il nome. Ah, il nome non ho controllato sulla lista. Ma non aveva senso. Uffici dell'FBI, Washington DC. 17:32. Siamo alla fine della giornata, suppongo. Ah, elenco dei latitanti dall'FBI. Si può consultare la versione più recente. Gli operatori che nel corso del proprio lavoro dovessero venire a conoscenza di informazioni potenzialmente utili all'FBI sono tenuti informati. Ok. Allora, Fred Smorskinski. Dobbiamo cercare anche questi nomi negli elenchi, eventualmente. Però sono qui. Un attimo, Xavier, un attimo. $10,000 per queste informazioni, $50,000 per le informazioni che portino all'arresto. Ok, ha ricercato il mio postale con segno di ordini esplosivi a edifici governativi e universitari. Wilson Boulder. Ricercato per concorso in numerosi omicidi, risalenti ai primi anni 80, e associazioni di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, altre attività... Nell'area di Boston, ok. 25.075, ok. L'armato è pericoloso. Hal, nome vero non noto. Reati di terrorismo informatico nei confronti dei governi e altri enti. 150.000 per queste informazioni, 1,5 milioni per informazioni poste all'arresto. Wow. Snoresh, leader della setta Guaritori del Settimo Giorno, ok. Estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, tratta di persone e detenzione abusiva di armi. Sull'ultimo avvistamento risale a pochi minuti prima dell'irruzione dell'FBI nella sede della setta Bart, Texas. $45,000 per queste informazioni, $175,000 per informazioni e porti all'arresto, ok. Tanner, buongiorno, buonasera, scusi. Mi dica. By a previous operator. I'll let the agent working the case bring you up to speed. Chi era il suo operatore? That's... None of your concern, Tanner. Sì, perché non hai risposto così secco, ma va bene. Barry Walker. Oh, please. Tell me you got something. Buongiorno anche a lei. God damn it. Who are you? Ma per... Oh. Operatore Tanner. Pure io. Pure io non siamo qua a lamentarci, signora, perché sennò è inutile. Comunque, rido perché queste cose succedono realmente nel mio lavoro. Ogni tot ho da interfacciarmi con gente che è... Insomma, bisogna saperla trattare, ecco. Usiamo questi termini, comunque. Mi dica del caso, gente. Tagliare corto. Ok. Dryfield. Scomparsa. Connie Moore. Talk to the locals. I can't believe I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. Oh, un bel caso di abduction. Ok, alieni? Anunnaki? Ok, ci sono.
Non credo a nulla di queste cagate, ma ho passato qualche anno della mia vita a infilare la testa in questo pozzo infinito di Anunnaki, Nibiru. Guarda, potete dirmi quello che volete nei commenti, io qualcosa ho sentito, ho letto, sicuramente. Dryfield, Nevada? Nevada. Ok. E la gente è davvero convinta che ci siano gli alieni? Look, I think it's bonkers too. Another weird thing is, over the past year, four people in Dryfield have claimed they've been abducted. Altri quattro. And okay. Every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later. Un mese dopo. Quindi era apparsa, ma Connie non era scomparsa? She was. She was? Yesterday. I collected her testimony myself. She ok. Had a camera. Naturally, I'd like to look at the photos, but to do that, I gotta go through you, an operator. Lucky me, right? Vabbè, cioè io gli avevo detto, vabbè, se ne cerchi un altro, avrei buttato giù il telefono immediatamente. Siamo negli anni 90, quindi probabilmente per sviluppare la foto, diciamo, non era così semplice, ragazzi, non è come oggi che fai una foto e guardi l'anteprima o guardi quello che hai fatto, quindi ci sta. Cosa vuole che cerchi? Non quadra. Sì. D'accordo. Trova un'incongruenza. Deserto. Reso conto di geolocalizzazione tramite rete cellulare con Connie Moore. Dati di aggancio alle antenne radio, ok. 5 febbraio della sua ricomparsa, 5 marzo, di un mese dopo. Non risulta un aggancio a partire dal momento della sua sparizione e a quello della sua ricomparsa. Da quello a quello, ok. Questa linea in azzurrino, questa linea in azzurrino è dalle 8.45 alle 11.56 l'ultimo aggancio, il primo aggancio dopo la sparizione del 5 marzo, ok. Quindi ha fatto questo giro probabilmente dal paesino per farsi di cavoli sua e poi è ricomparsa qui e poi stava tornando indietro, ok. Leggiamo il verbale però. Dichiarazione di Connie Moore, riassunto. In seguito alla ricomparsa di Connie Moore in data 5 marzo 5 marzo 92 abbiamo raccolto la sua dichiarazione concernente il suo presunto rapimento. Connie Moore, l'esponente, Barry Walker, l'agente, Brittany Holt, stenografa. Sono tutti nomi che io andrei a cercare in quell'elenco, io ve lo dico, ma adesso evitiamo. Trascrizione, Walker. Può raccontarci il giorno in cui è sparita? Stavo facendo un'escursione nel deserto, fuori Dryfield. A volte lo faccio per scrivermi le idee. La fotografia è un hobby, diciamo. Peccato ci sia solo la trascrizione, non proprio il filmato, magari in live action, perché il parlato conta, ma la cosa che conta di più è il non parlato, è come il comportamento, i gesti, tante cose possono rivelare delle verità nascoste. E quella è la sua macchina fotografica? L'agente Walker indica una macchina fotografica posata sul tavolo. Sì. Cos'altro ricorda di quella giornata? Beh, è un po' tutto confuso, ma volevo girare intorno al Monte Mori. Quello me lo ricordo. È bellissimo in questa stagione. Ricordo di aver fatto due foto. Poi ho sentito un rumore fortissimo provenire dal cielo. Ho alzato gli occhi e ho avuto solo il tempo di fare un'altra foto. Era velocissima la loro navicella, il loro UFO. E poi è atterrata a est, mi pare. Quindi ho deciso di andare a vedere e magari fotografarli pure. Ci avrò messo un'ora e 40, 45 minuti per raggiungerla. Minchia, ho camminato. E cos'è successo? Non lo so sinceramente, a quel punto ho un vuoto, poi mi sono svegliata in una specie di stanza ed ero paralizzata. C'era qualcun altro in questa stanza? Non mi piace ripensarci, però ecco, sì, erano lì, tutti intorno a me, gli alieni. Che aspetto avevano? C'era una luce fortissima, era come guardare il sole, si vedevano solo delle sagome. Faccio adesso meglio per descriverli. Sembravano umani, o quasi. Erano sbagliati, troppo alti e snelli, in un modo inquietante. Non sono riuscita a vederli in faccia e ne sono felice.
cosa si ricorda della stanza? Era bianca, completamente bianca, intendo, asettica, puzzava un po' di ospedale. Niente porte e finestre, nulla, bianco ovunque. Cosa pensa che volessero da lei? Una sonda anale? Volevano esaminarmi, conoscermi, guarda. Avevo una paura da morire. Non riuscivo a pensare. Continuavano a farmi domande. Ah, insistevano. Domande di che tipo? Sulla mia vita, la mia famiglia, le mie credenze, tutto. Forse è quello il loro scopo, studiare gli esseri umani. Devono rapire una persona e fare... Vabbè. Esseri che hanno sviluppato velocità, mezzi per andare a velocità oltre la luce. Lasciamo bene. Cos'altro ricorda? Avevano una voce strana, quasi meccanica. E c'era una macchina che mi avevano attaccato alla testa. Non so cosa fosse, ma faceva male. Non c'è nient'altro che può dirci? No. Poi ricordo solo di essermi improvvisamente trovato in mezzo al deserto fuori Dryfield. Alla testa mi scoppiava, forse mi hanno drogato, mi hanno sondato il cervello, non lo so. Poi mi hanno lasciato andare. Per fortuna che qualcuno mi ha trovato, o sarei morta di disidratazione. Poi hanno chiamato la polizia e loro hanno chiamato voi. Fine. Ok. Quindi abbiamo una ricostruzione. Ha fatto 3 foto. Vediamole. La Ganon, ok. Questa è la macchina fotografica adesso. Queste sono le foto. Sono 3. Cliccando sulla I ci dà l'informazione. Quindi alle 9.19 delle 5.20. Io terrei questa cronologia messa qui. Alle 9.19 era quindi qui, e probabilmente questo monte, il Monte Mori, è questo qui. Do per assunto il fatto che il nord sia questo, quindi lei ha detto che era andata verso est, effettivamente era così. Poi ho scattato un'altra foto alle 9.43, ok, 9.43, si trova sullo stesso versante più avanti. E poi c'è questa foto. Oh. Beh. Cosa mi può dire la gente di questa cosa? No? Yeah. That's the photo I think is problematic. I don't believe in intelligent life outside our planet. Ok. I don't believe in intelligent life on our planet. Troviamo d'accordo. Beh, qualcosa c'è off about the photo. C'è qualcosa che non va. E non è l'orario, 10.13, cioè qui. Che è anche corretto, perché lei ha detto che aveva fatto 2 foto, poi ha sentito un rumore fortissimo. Ha fatto un tempo a fare una foto soltanto, che è questa, quella che sembra di essere un UFO. E poi si è diretta verso est nel luogo dell'atterraggio. Però il 21... Quindi 16 giorni dopo, all'epoca non era così fattibile, non si riusciva a modificare, ragazzi, l'ora di pubblicazione di scatto di una fotografia. Non potevi soltanto semplicemente entrare nelle impostazioni della macchina fotografica e manometterla. Non funzionava, non si poteva. Eccotela qua, Barry. Questa foto è stata scattata il 21 febbraio, tra l'altro il mio compleanno. Del 92, facevo 3 anni. 16 giorni dopo la sua scomparsa. Jackpot. Connie said she took that photo the day she disappeared. Ah, ok. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny things to her brain. Maybe her brain was funny to begin with. Ok. Sì. Locate the position on the map where she supposedly snapped this photograph. Lo faccio subito, ma prima voglio andare a controllare una cosa. Io, ragazzi, questa parte del gioco la conosco di già. E vorrei controllare una cosa. Come si chiama? Connie? Sì, adesso scrivi. Connie Moore? È lei? È lei. Tenete a mente
questa cosa, ok? Ah, no, scusate. Ci ha chiesto di trovare il momento in cui è scattato la foto. Dove è scattato la foto? Ok, quindi devo aprire questo. E il luogo della foto? No. Sì, ho sbagliato. 10:13. E quindi era qui. Eccolo qua. Ecco qui, agente Walker. Ok. Si è rotto tutto? Secure boot check-in failed. Oh oh. C'è qualcosa che non va. Più di qualcosa che non va, ragazzi, eh. Ok. Hacked by, molto old school. Ah. Buongiorno, Al. C'è una bella taglia sulla tua testa, eh. Ciao, Ivan. Come fai a sapere come mi chiamo, anche se in teoria è un hacker? Molto old school anche sta cosa. Sono molte cose di te, Ivan, immaginavo. Che cosa vuoi? Voglio la verità. Di che parli? Voglio mostrarti una cosa. Ricordi la lista che aveva Henry Jenkins? Certo. Come fa ad averla lui? L'hai notata, vero? Scusate, ho avuto una reazione che non avete visto. A parte l'immagine molto uncanny, nel playthrough la persona non aveva ricercato il nome di Connie. Aveva proprio skippato quella parte, non si ricordava nemmeno della lista, no? E il gioco invece ha salvato il fatto che noi abbiamo cercato Connie Walker. Connie Moore. L'hai notata, vero? La donna rapita. Certo che l'ho notata, Al. Oh oh. Ingombrante come coincidenza, no? Madonna mia. Non avrei neanche notato che dei 136 nomi sulla lista, 122 appartengono a persone scomparse. Non lo sapevo. Un generico tra puntini. Un'ultima cosa. La più importante. In fondo alla lista c'è un nome cancellato. Sì, l'ho notato. Scoprire quel nome è la chiave per capire tutto cosa. Ora devo andare, Ivan. Mi farò sentire molto presto. Promesso. Dimmi di più. Aspetta. Ok. Rientriamo. Ma funziona tutto? The truth we seek. Anche io cerco la verità, non so quale. Xavier. Operator Tanner, are you there? Sì. Agent Walker told me that your connection was suddenly cut. And when I tried to contact you, you were offline. What happened? Qua c'è la scelta. Allora, io, per il bene della storia, faccio finta che questo neo acquisto dell'FDI sia un po'. Si sia sentito un po' figo. Ah, ma ha contattato a me, vuole che io scopra la verità, e faccio finta che dire che semplicemente il computer si è bloccato. Nonostante ci siano un sacco di soldi in ballo. Ok. Ma ci mancherebbe, a domani, supervisore Skinner. Skinner! Scusate, dovevo dirla, dopo un po'. Spegniamo. Primo giorno, abbiamo completato.
Beh, movimentato da primo gioco. Ora c'è una scena che per quanto sia carina è molto blurosa, onde evitare di dover fare e spendere un sacco di soldi in o computer grafica o in riprese, simboleggia il ritorno a casa del nostro personaggio. Prendiamo la metropolitana. Le chiavi di casa. Accendiamo la luce. Un gatto. Abitiamo vicino alla metro o al treno. Mettiamo la roba in microonde. Usciamo. Ah, una bella sigaretta. Why not? Fumare fa male. E io ho smesso, però. Capisco che la giornata era un po' tesa. Questo Hal si è fatto vivo con noi. Tiriamo un bell'ultimo tiro alla sigaretta. E penso ci addormentiamo ed è già mattina. Appartamento di Evan. Ore 6. Levataccia, amico mio, eh. Ci prepariamo. Non ho capito cosa abbia fatto. Ha aperto qualcosa, ma non ho capito. Bello. Un po' futile. Uffici dell'FDI, Washington, D.C. 7:22. Mannaggia, che orari. Eccoci qua. Pronti. Moon Microsystem. Secure boot check-in, ok. Ok. Perfetto. Direi che possiamo. Ivan Tanner. La password. Facevano veramente sto rumore i computer di una volta. Guardate. Ah, Mike? Ciao bello. Hey pal. So, tell me. So. How day number one at the FDI go? You had hoped for? È andata benone. All right. That's what I like to hear. Ah, sorry buddy. My phone's ringing off the hook here. I gotta run. But hey, great job. And just keep plugging away, okay? I'm proud of you, Evan. Va bene, direttore Trench. Beh, primo giorno di lavoro. Che rottura di balle, posso richiamarlo? No? Buongiorno, Sevier. Operator Tanner, Agent Pendle has an update on yesterday's case. Oh. I'll patch her through in a moment. Grazie. Before I do, I wanted to let you know that from this point on, you'll talk to the agents directly. Oh, perfetto. Cut the umbilical cord. However, as your supervisor, I'll still be in the background monitoring your activity. D'accordo, supervisore Skinner. Alexandra, buongiorno. Good morning, operator Tanner. Buongiorno a te. So you remember Ray Wells, right? Sì. So I checked out the address you gave me, but no sign of Wells. Then okay. I get a call from Vice, and guess what? Wells was found dead in a downtown parking garage early this morning. Shot. Mm. Point blank range. Anche lui. Two homicides, and it's my first week. Welcome to the FBI, Alexandra. Anyway, the garage has cameras, and I got some footage of Wells. That's the good news. The bad news? I don't have all the footage. Sort of weird, but part of it is missing. Manca un pezzo. Che pezzo manca? Well, the most important part. Chiaro. The part where Wells is shot. Ah. Anyway, think you could take a look? I'm certo. Looking for anything that's different between the first and second half of the surveillance footage. Apart from Wells ending up dead and the blood splatter on the pillar. Sorry for the vivid details. Ok, manda pure tutto, Alex. Parcheggio. Trova una differenza. Parcheggio. Abbiamo solo quello. Ok, guardiamo. Ok, lui è qua.
si vede poco ma è qui, sta aspettando qualcuno, evidentemente la sua macchina dovrebbe essere tipo questa qua. Ok, e poi è morto. Ok, questo è classico Finding the Difference. Una cosa si vede molto bene. Io continuo a fare così perché l'ho già vista. C'è qualcosa che qua c'è e qua non c'è. Ripeto, classico, trova le differenze, trova le 5 differenze nell'immagine. Ragazzi, non potete avere la minima idea di quante volte abbia giocato a queste cose qua. Un'infinità. La lampada. Questa lampada è spenta nella seconda parte. Look at that. Give me a sec, operator. I'm gonna check this out. Che cosa? Dove è andato? Well, well. I just found a bullet lodged in the light's framework. Ah. I'm sending you a photo. Ok. Ecco perché è spenta. Can you run an analysis and tell me what kind of bullet I'm looking at? Certo. Clicchiamo. Il boss appartiene a una cartuccia calibro 45. Ok. Si direbbe una cartuccia calibro 45. 45 caliber? I believe that's what the military and police use. Well, that's something anyway. Thanks for your help, certo. Operator. Ma si figuri. If only we had all of the footage. Anyway, I should get back to the scene. Keep ci sta. And see if you can find anything else about our perp. Certo. Ciao Alexandra. Scopri dell'altro sull'assassino. Oh. Ciao. Ciao, Al. Senti, ho una proposta da farti. Credo proprio che la troverai interessante. Dimmi pure, ti ascolto. Sai, abbiamo lo stesso obiettivo. Tu, io e l'FDI. E che ancora non lo sapete. Ecco, ho deciso di aiutarti col caso Wells, ma in cambio tu dovrai aiutare me quando te lo chiederò. Ci stai? Allora, di norma dovrei rispondere no, perché stai per entrare ad avere un debito con un noto criminale. Non posso fare niente di illegale però, mettiamo le cose in chiaro. Non dovrai fare niente di illegale. Ah. Beh. A parte lavorare con l'hacker più famigerato al mondo. Quello si chiama. Perché mai dovrei aiutare un criminale? Perché, come ho già detto, abbiamo lo stesso obiettivo. E perché senza il mio aiuto, tu e l'agente Pendel non risolverete mai il caso. Come fa a sapere il nome? Lo sapevo da prima. L'assassino di Wells la farà franca. E purtroppo tu non farai mai carriera all'FDI. Una faccina triste. Come puoi aiutarmi? La messa sull'economico accetto. Ho l'accesso al filmato di sorveglianza nel garage. Il filmato intero. Intendo. Come hai fatto? È un hacker. Non ho tempo di soffermarmi sui dettagli tecnici, senza offesa, ma tanto non capiresti. Triste. Allora, ci stai o no? Mi serve una risposta chiara e subito. A Pendel serve il mio aiuto, in effetti. Esatto. E così diventeresti il suo cavaliere senza macchia e senza paura, Ivan. Rimetterò questa bella fettona mancante al suo posto. Così potrai guardarla e risolvere il caso. Ti aiuterò. Se tu aiuterai me. Ma non sembrerà sospetto. Se qualcuno dovesse chiederti da dove spunta il pezzo mancante, tu dici che il sistema di analisi l'ha ricostruito.
Tanto è avanzatissimo, no? Ha accesso a ogni singola conversazione, non solo ha accesso ai nostri file, ma ha accesso anche a ciò che ci viene detto dagli agenti, supervisori, direttori. Da questo punto in avanti, Al è onnisciente per noi, quindi dobbiamo stare attenti. Ci sto, Al. Bene. Ora dammi qualche secondo per eseguire lo script. Starting Demon Port. Roba antica, ragazzi. Roba antica. Ok. Patching files. Done. Ottimo. Il pezzo mancante è stato magicamente recuperato. Spero che tu abbia preparato i popcorn. Tornerò più avanti a riscuotere il debito, Ivan. Oddio mio. Alla prossima. Ok. Dove l'ha messo? Parcheggio. Ah, l'ha aggiornato. Ok. Oh. Si avvicina un'auto. Lui si avvicina per parlare. Ok. Lui si è avvicinato per parlarci ed è stato ucciso. Possiamo ottenere qualcosa su di lui? Nessun risultato? No. Our FDI databases are exhaustive. I'll flag this issue for later. But go ahead and share the image with Agent Pendle. Sì. Ok. La macchina. Non credo si veda la targa. Ah no, questo è sempre lui. Una Dodge Camaro rossa del 91. Ah, scopri del lato sull'assassino. Sì, scusa. Questo devo fare. Tac. Ho un'immagine dell'assassino di Wells. Wait, I don't understand. How did you get this? I maghi non svelano mai i propri segreti. Well, this is huge. Thanks, Tanner. I'll canvass the area immediately. Maybe someone has seen our Prince Charming. I'll talk to you later. And thanks again. Figurati. Si figuri. Ma dagli del tuo, cioè, cazzo. Ok. Ok, quindi c'è questo sottotesto. Uffici dell'FBI, quindi c'è qualcosa di strano. Questo Al si sta chiedendo il nostro aiuto. Ci ha dato una mano prima. Importante, direi. Al. Allora, parliamo del tuo debito, Ivan. Io qui, però, ragazzi, faccio una cosa. Dato che siamo quasi un'ora di video, vi do appuntamento al prossimo episodio. Penso che a questo punto 3-4 video lo chiudiamo. Abbiamo un debito da... non noi da riscuotere, ma da pagare. Con questo hacker famoso, famigerato, oserei dire. E spero che vi sia piaciuta questa introduzione, questo video, questo titolo possa, diciamo, stuzzicare la vostra curiosità. Lo trovate su Steam, eventualmente potete andare a vedere, potete andare a comprare il gioco e poi vedere magari il finale insieme, tra virgolette. E nulla, io vi do appuntamento, per chi di voi lavora, al prossimo episodio qui su The Operator. Alla prossima, ragazzi.